Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Maria è sì la donna del dolore, come abbiamo contemplato la volta scorsa, ma è soprattutto la donna della Pasqua, della vita risorta, il Venerdì Santo che sfocia nella risurrezione, e lei è testimone proprio di questo. Non c'è dolore in Cristo che non viva un'esperienza di gioia nuova, la gioia pasquale. Il Vangelo non ci riporta una cosa che tutti pensano e tutti sappiamo e che è andata sicuramente così, e cioè che la prima persona a cui il risorto appare è proprio lei. Maria sapeva intimamente, la sua fede non aveva dubbi che il Cristo sarebbe risorto dopo quella terribile passione, dopo quella morte infamante. Maria lo sapeva e lo condivideva anche agli apostoli e a tutti i discepoli. Ecco allora che mi piace pensare come Gesù, se a Pietro dopo il triplice "mi ami tu" dice "pasci i miei agnelli", a Maria il risorto dice "genera questi figli alla vita nuova". E Maria è lì, la donna, la madre della vita nuova. Durante il tempo dopo l'ascensione, Maria raduna la Chiesa, tiene uniti gli apostoli e soprattutto attende che lo Spirito scenda di nuovo. La pienezza della Pasqua è la Pentecoste e Maria è lì. Riceve lo Spirito di nuovo come una seconda annunciazione per essere madre della Chiesa, come è stata madre del Cristo capo. Un'anima veramente bella mi ha detto che sente molto viva la madre che la genera alla vita nuova, ma in un modo ancora più profondo, contemplativo, diventare uomini nuovi nel grembo di Maria, colei che ha generato l'uomo nuovo. È come un rientrare nello stesso grembo dove l'uomo nuovo Gesù ha vissuto i suoi 9 mesi e il tempo dell'inizio della salvezza. Ecco, ognuno di noi sa che Maria lo porta in grembo, lo plasma in modo conforme a Cristo. Quel grembo che ci ha dato l'uomo nuovo gestisce e plasma l'uomo nuovo che c'è in noi. Maria è veramente la madre della vita nuova, della vita risorta. E non possiamo concludere se non con il Regina Cieli, che è la preghiera del tempo pasquale. Regina del cielo, rallegrati, alleluia, perché colui che ti fu dato di portare nel seno è risorto, come disse. Alleluia. Prega per noi, che siamo i figli tuoi, della vita risorta.